Beh, siamo a Reggio Emilia comunque, a casa di Luciano che ha scritto quella canzone, una canzone che per me è stata ed è molto importante anche per il pubblico che viene a vedere i miei concerti normalmente. È una di quelle canzoni, insieme anche agli Ostacoli del Cuore, che non a caso sono a fondo scaletta, perché raggiungono. A me piace parlare di temperatura. Cito anche gli U2 che si sono definiti una band hot, non cool, ma hot. Cioè, che ci sono certe canzoni che hanno una temperatura calda, da cui è difficile poi tornare indietro, nel senso che si sprigiona un'energia molto molto particolare. E di solito la metto sempre in fondo al set per salutare tutte le persone, perché è come se fossimo arrivati all'apice di quello che dovevamo dirci in sostanza. Grazie Lisa, questa è magia anche. Abbiamo messo anche un po' un sax a richiamare l'atmosfera così 80s della canzone. E ovviamente sto parlando di Da sola in the night. E apriremo il mio set così, perché volevo insomma dare un'atmosfera di grande festa e aprire insieme insomma con Tommaso il mio set, e poi ci sarà la sua canzone dove spero canteranno, dove sono sicura che canteranno 100.000 voci, anche un messaggio un po' coerente con questa iniziativa, ecco, lascerei la parola a Tommaso su questo, che la canzone è sua. Ma la canzone si chiama Non avere paura e l'abbiamo scelta insieme perché appunto come dice Eli, sembra che l'atmosfera sia giusta per poter piazzare e suonare insieme una canzone del genere. E io lo devo ringraziare perché credevo io di fare anche una sua canzone, invece lei mi ha detto no, andiamo così e questo mi inorgoglisce veramente oltremodo, quindi ti ringrazio No, davanti a tutti voi. ringrazio io te perché è una canzone bellissima e secondo me era un peccato veramente non fare quella canzone in questo contesto dove veramente prende un significato ancora più ampio rispetto a quello già bellissimo che ha. Alla roba con i Marlene ci siamo divertiti a fare un'improvvisazione, è stato bello, abbiamo fatto tutta musica improvvisata perché loro lanciano questo tour anche loro sulla sostenibilità, che mi sembra una figata. E ci è piaciuto, ci stiamo parlando di rifarlo un paio di volte. Questo è successo. Forse faremo un paio di date solo sull'improvvisazione. Siamo abbastanza matti e c'è quel rischio. Pensavo fosse un tour delle parti, Probabilmente potrebbe esserlo, magari piccolo, ma potrebbe esserlo. C'è un rischio. La magia della musica. Dai, un aiuto da casa, Tommy. ma Prego. è una domanda talmente aperta che potremmo stare qui poi in realtà io dato via che si sa. Dario avrebbe potuto rispondere con una cosa incredibile. No, lo vedo! E oltre la tenda si sta nascondendo! Vuoi darci un aforisma La su. magia, quindi sono sparito. Per troppa magia è sparito. Ma come potrei risponderti così, come paragonandoci a dei maghi, perché questa è la magia, non svelano il trucco i maghi, quindi non ti possiamo rispondere. In realtà è perché io personalmente non posso rispondere perché in realtà non lo so. Cioè non so, io personalmente quando scrivo una canzone, magari se una magari di quelle che poi rimangono anche nel cuore delle persone, di solito la scrivo in velocità, di notte e poi non so come ho fatto. Di solito ho queste È caratteristiche. magia, quindi. Però emozioni, insomma. Se l'emozione della canzone che hai scritto prende prima te, inevitabilmente io sono convinto che arrivi anche ad altre persone, tutto qua. Sì, questo sì, sono d'accordo. Però non è facile spiegarselo, almeno per me io non ho ancora. Non c'è una formula, è come se ce ne fossero di infinite. Non c'è.